Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di lei, una telecamera o videocamera di sicurezza, ma di un livello veramente superiore a tutte quelle che ho portato attualmente sul mercato. Sì, perché lei ha tre caratteristiche, oltre alle quelle che diciamo di consueto hanno le videocamere di sorveglianza, ha tre caratteristiche che la fanno diventare davvero la mia telecamera di sicurezza preferita. Questa telecamera di sorveglianza della EZ-Viz BC1C, ragazzi, è strepitosa. Vi dico già una delle tre caratteristiche che vi ho appena menzionato. Qua abbiamo una batteria, perché ovviamente lei ha una batteria indipendente, quindi non dobbiamo collegarla a nessun tipo di alimentazione, a meno che non vogliamo noi collegarla ad un'alimentazione, altrimenti lei ha una batteria sua che dura 210 giorni. Avete capito bene? 210 giorni. Ovviamente è il limite massimo in determinate situazioni, con determinate configurazioni, nelle impostazioni ovviamente, però è qualcosa di veramente strepitoso. Anche se non fossero 210 ma sono 150, ragazzi, è pazzesco. Adesso apriamo la confezione, vi faccio vedere velocemente com'è questa videocamera e poi vi dico le altre due caratteristiche che la rendono sicuramente la mia videocamera di sorveglianza preferita. Allora, unboxing veloce. Allora, la confezione vi dico subito che è fatta benissimo, a differenza di tanti prodotti low cost. Qua abbiamo già una qualità alta nella confezione o nel packaging, chiamiamolo come vogliamo. Allora, qua abbiamo una scatoletta con il manuale di istruzioni, ovviamente molto semplice, minimal, anche perché installare questa videocamera è semplicissimo, come poi tutte le camere di videosorveglianza di ultima generazione si installano in maniera super semplice, quindi via il manuale di istruzioni. Poi qua abbiamo una scatoletta dove all'interno troviamo un cavo micro USB, il supporto per fissarlo al muro, ovviamente essendo una videocamera di sorveglianza va fissata al muro, e la potete mettere ovunque perché lei è IP66, quindi può stare sotto a qualsiasi tipo di intemperia, pioggia, non pioggia, neve, quindi la potete mettere ovunque. Ovviamente la potete mettere anche all'interno, però vi sto dicendo dove la potete mettere come situazione più estrema. Abbiamo il fisher di installazione per fiscerarla nel muro e abbiamo un alimentatore per ricaricare la batteria o per alimentarla in continuazione, altrimenti a parte si può anche acquistare il pannellino solare per andare a mantenere la carica della batteria col pannellino solare, o altrimenti ragazzi la mettiamo come faccio io senza niente, poi ci arriverà la notifica dopo 5 mesi, 6 mesi, 7 mesi, quello che sarà, ci arriverà la notifica che ci avvisa che la batteria è quasi scarica, la mettiamo a ricaricare e poi via, si riparte per altri 5, 6, 7 mesi e così via. E poi qua abbiamo un altro supporto molto utile che è magnetico, che ragazzi guardate com'è geniale. Andiamo a rimuovere la parte qua davanti di questo supporto, quindi rimuoviamo questo supporto, questa parte sarà sempre fissata al muro e voilà, abbiamo il supporto magnetico, quindi abbiamo due tipi di agganci o di supporti a nostro piacimento. Ovviamente quello magnetico rende più facile l'andare a rimuovere la telecamera, ma non solo da noi ma anche dai nostri ladruncoli che vengono a trovarci, quindi sicuramente all'esterno meglio avere questo, però uno poi valuta e decide quale utilizzare. E poi abbiamo lei, avete visto la confezione ragazzi, è fatta benissimo, una cosa che ci tengo a sottolineare perché non è sempre così scontato che si trovino dei prodotti low cost con un bel packaging, anche per fare un regalo è sempre bello che la confezione faccia la sua scena. Quindi la telecamera ovviamente è già accesa perché l'ho già configurata, configurarla ragazzi è facilissimo. Allora, configurarla come tutte le videocamere di sorveglianza è davvero davvero facile, basta scaricare l'applicazione dedicata, in questo caso è EZ-Viz, disponibile sia per iOS che per Android. Andiamo ad aprirla, poi ovviamente io l'ho già installata ma vi faccio vedere velocemente come bisogna fare. Clicchiamo sul più qua in alto a destra, selezioniamo telecamere e vedete che appare questo riquadro per inquadrare il QR code, quindi basterà andare ad inquadrare il QR code che abbiamo qua. A questo punto viene rilevata la videocamera, il tipo di videocamera e tutto. A quel punto ci chiede la voce elettronica che comunque esce dalla videocamera, c'è una voce elettronica che ci fa fare i vari passaggi, ma ovviamente abbiamo anche
tutte le informazioni nel telefono, c'è tutti i vari passaggi, sono 2-3 passaggi semplicissimi, quindi QR code, poi ci chiederà la nostra rete wifi, la password della nostra rete wifi, daremo un nome alla videocamera di sorveglianza, perché comunque se ne può mettere più di una e quindi la dobbiamo chiamare con il nome giusto per riconoscere quale videocamera ci ha avvisato, l'area di sorveglianza che vogliamo controllare, e poi il gioco è fatto, lei è pronta. E a questo punto, una volta fatto questa procedura davvero semplicissima, ci vogliono tipo 3 minuti neanche, abbiamo già quello, come vedete, la nostra videocamera di sorveglianza. Se io clicco sull'immagine, va diciamo a collegarsi allo smartphone, alla rete wifi, alla videocamera, e voilà. Ovviamente la videocamera in questo momento, adesso la vado a girare almeno in quadradritto, e a questo punto posso dirvi quali sono le altre due caratteristiche che mi hanno entusiasmato tantissimo di questa videocamera. Abbiamo parlato dei 210 giorni di autonomia della batteria e un'altra cosa super interessante, che ha all'interno una memoria da 32 giga, quindi non dobbiamo aggiungerci per forza una micro SD, non dobbiamo usare per forza il suo cloud, dove ci viene dato un servizio di registrazione video, ovviamente a pagamento a parte, ma non siamo obbligati a farlo come con le altre poi videocamere di sorveglianza, è una cosa opzionale, però nelle altre videocamere dobbiamo normalmente mettere una micro SD. Qua abbiamo già 32 giga fisici all'interno della videocamera, quindi capite che è già una cosa in più rispetto a quello che siamo abituati di solito con le videocamere low cost. E come terza ed ultima caratteristica che mi ha entusiasmato tantissimo è il fatto che lei anche al buio è in grado di inquadrare a colori. Cosa vuol dire? Che normalmente le videocamere di sorveglianza, quando diventa buio, ci permettono di vedere in bianco e nero, come sapete fanno tutte così, si vedono benissimo ma in bianco e nero. Lei ovviamente ha anche questa funzione di poter inquadrare in bianco e nero come fanno tutte le videocamere, appunto usando gli infrarossi, ma soprattutto ragazzi ha questa funzione che gli permette, attraverso questi due LED qua sopra che vanno ad accendersi quando lei rileva un movimento. Cosa succede? Questi due LED fanno una bella illuminazione, quindi lei è in grado di farci vedere un video a colori anche quando è buio, e questa è una cosa davvero super super interessante. E poi nelle impostazioni possiamo anche attivare questi LED come allarme, nel senso che loro si attivano, quindi fanno capire al malintenzionato che è stato visto dalla nostra videocamera di sorveglianza BC1C. Quindi adesso volevo farvi vedere le impostazioni velocemente, perché ce ne sono un paio che mi piacciono un sacco. Allora, per entrare nelle impostazioni è davvero super semplice, basta cliccare l'esagonino in alto a destra e abbiamo subito l'impostazione di risparmio energetico. Questa appunto è una di quelle funzioni che va poi a far durare 210 giorni o ovviamente meno la durata della batteria, perché abbiamo registrazione continua. Se lei gli diamo un'impostazione di H24, cioè lei registra ciclo continuo, ovviamente la batteria non durerà mai 210 giorni. Poi abbiamo prestazioni elevate, cosa vuol dire? Che lei registra il video quando ha visto un soggetto o un movimento, però a quel punto farà un video abbastanza lungo. Poi abbiamo risparmio energetico, che è quella che uso io, che è videoclip più breve e consuma meno energia. Cosa vuol dire? Che quando il soggetto viene avvistato da lei, parte la registrazione video, però a quel punto il video sarà abbastanza corto, quindi meno consumo della batteria. Poi abbiamo massimo risparmio energetico, quindi la telecamera va anche in stand by, o configura la modalità di funzionamento personalizzandola, quindi andando a fare noi la combinazione che preferiamo per andare a risparmiare più o meno energia. Poi abbiamo rilevamento intelligente, questo mi piace un sacco. Perché mi piace un sacco? Perché abbiamo due opzioni, abbiamo rilevamento PIR, che sarebbe il classico rilevamento che hanno tutte le videocamere di videosorveglianza, quindi unendo il calore del corpo umano, le dimensioni e via dicendo, e poi abbiamo invece il rilevamento figura umana, che è quella che mi piace tanto, che lascio sempre io attiva, perché è fighissima, perché praticamente lei attiva la funzione di rilevamento e ci avvisa con un messaggio, adesso poi vi farò vedere, quando rileva una figura umana, ed è davvero davvero fantastico il messaggio che ci arriva. Poi abbiamo sensibilità di rilevamento, quindi cosa vuol dire? Che possiamo andare a modificare la sensibilità appunto del sensore di rilevamento, quando abbiamo trovato, io di solito lascio a 50, però si può andare a modificare se vediamo che scatta senza
se vediamo che è troppo sensibile o troppo poco sensibile. E poi abbiamo un'altra funzione che è zone di rilevamento. Cosa vuol dire? Che possiamo andare con il dito a selezionare solo alcune zone che vogliamo che lei attivi la funzione di rilevamento. Quindi cosa vuol dire? Che se io seleziono quest'area qua, al di fuori di quest'area lei, anche se c'è un movimento, non lo calcola, solo se quel movimento entra in quest'area. E anche questa, ragazzi, è una cosa secondo me fantastica. Poi quello che volevo farvi vedere adesso è il rilevamento figura umana, però devo andare ad abilitare le notifiche perché le ho disabilitate, altrimenti adesso continuerebbero a partire delle grandi notifiche. Qua abbiamo le opzioni in cui io lascio normalmente silenzioso, se no altrimenti lei comunque emette un suono. Se noi andiamo ad attivare avviso sonoro, emetterà anche un bel suono forte quando appunto rileverà un movimento. E qua poi abbiamo altre impostazioni sempre riguardanti questo argomento. Poi abbiamo notifiche luce. Cosa vuol dire? Se la funzione è attiva, le luci della telecamera lampeggeranno quando viene rilevato un bersaglio. Cosa vuol dire? Che se io adesso vado ad attivarle, ok, vado ad attivare questa funzione, vedete che lei adesso ha fatto un rilevamento e le luci lampeggiano. Quindi adesso vado a disabilitarlo, altrimenti ogni due secondi parte e ci acceca. Comunque questi LED, che poi serviranno anche se vogliamo per avere l'inquadratura o meglio le riprese a colori, servono anche appunto come segnalazione di notifica quando viene avvistato qualcuno o qualcosa che si muove. Poi notifica messaggio, qua abbiamo la possibilità appunto di andare a modificare come vogliamo che ci arrivino le notifiche del nostro cellulare, queste notifiche che ci avvisano di un movimento rilevato dalla videocamera. Io adesso, come vi ho detto, l'avevo disabilitato. Disabilitandolo, cosa succede? Queste opzioni riceveranno gli eventi nella libreria, quindi all'interno della libreria dell'app verrà rilevato il movimento e verrà salvato appunto che c'è stato un movimento, ma non ci arriva la notifica nello smartphone. Se io vado ad attivarla, ok, ho attivato, quindi adesso le notifiche mi arriveranno anche nello smartphone. Ma in più, con configura notifiche, posso, andando a attivando questa funzione, posso andare a modificare e a regolare quando voglio che queste notifiche mi arrivino, nel senso che se io so che durante il giorno in determinate ore passo io, passa mia moglie, passano i bambini, passa chiunque voi vogliate, quindi sapete già che siete voi a far scattare l'allarme, quindi andate a disabilitare le notifiche durante quegli orari e quei giorni. Poi dopo un determinato orario di quel giorno in automatico inizieranno ad arrivarvi le notifiche, quindi di notte, di sera, quando sapete già che tanto non sarete più in giro voi davanti alla videocamera di sorveglianza. Quindi adesso vi faccio vedere la notifica, quello che vi dicevo prima. Quindi torno fuori da tutto, torniamo nel menu principale. Ok, una volta attivate appunto queste opzioni riguardanti le notifiche, basterà uscire dall'applicazione. Per esempio, ecco, il mio telefono in questo momento è messo in maniera normalissima, come se stessi facendo altro. Adesso vado ad inquadrarmi. Ecco, vedete che è arrivata subito la notifica figura umana rilevata. Questa è quella notifica che vi dicevo prima, cioè vi avvisa proprio della tipologia di rilevamento che ha fatto, perché altrimenti vi dà un rilevamento generico se ha avvistato dei movimenti ma non ha rilevato una figura umana, quindi potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Mentre con figura umana sapete che lei ha rilevato una figura umana, e quindi la cosa è davvero, davvero, secondo me, fighissima da questo punto di vista. Poi andiamo a farle vedere le ultime funzioni, o meglio opzioni. Abbiamo audio, ragazzi, questo anche è interessante perché possiamo avere la possibilità di parlare in maniera continua. Quindi se noi dovessimo mettere questa videocamera, che ne so, sul cancelletto del nostro vialetto, comunque dell'ingresso di casa nostra, possiamo parlare in maniera continua e chi arriva può parlare in maniera continua, quindi una sorta di interfono, ma senza che dobbiamo premere niente. Davvero è utile, perché si può usare quasi come un citofono se vogliamo, per parlare ovviamente, altrimenti dobbiamo andare ad attivare la funzione dall'applicazione. Poi
immagine, cosa vuol dire? Possiamo scegliere anche il tipo di colore dell'immagine, poi qua possiamo regolare quella cosa che vi dicevo prima, possiamo, vedete, visione notturna, colori, quindi in questa opzione, se lasciamo questa opzione e lasciamo intensità faretti alta, lei comunque quando è buio in automatico accenderà i faretti e ci farà vedere le immagini a colori, altrimenti possiamo disabilitare e andare ad attivare visione notturna in bianco nero, quella diciamo classica, quella a infrarossi che siamo abituati con tutte le videocamere di sorveglianza. Abbiamo questa doppia scelta, secondo me anche quella di vedere a colori al buio è una cosa davvero davvero interessante, devo dire. Poi luce, indicatore di stato della telecamera, sarebbe la lucina blu che abbiamo qua sopra, che possiamo andare a disabilitare nel caso non vogliamo vedere che la telecamera abbia questa lucina che va comunque a farsi rilevare. È una cosa che possiamo abilitare o disabilitare. Poi abbiamo sotto la percentuale di batteria, poi abbiamo archivio cloud, che comunque è una cosa in più, possiamo attivarlo o disattivarlo, ma è a pagamento, quindi io non lo attivo mai, mi uso solo le schede di memoria, o in questo caso la memoria fisica che abbiamo all'interno di questa videocamera di sorveglianza. Quindi gestione archivi ci fa vedere tutto quello che abbiamo all'interno della memoria della videocamera, possiamo andare anche a riformattare la memoria. Questo è quello che è il menu, è davvero semplice, ma ci dà davvero tutto quello che serve, e tutto poi in italiano, cosa da non sottovalutare ovviamente. Qua sotto invece abbiamo istantanea schermo, registra, chiamata, vuol dire che possiamo parlare attraverso il telefono, quindi verso la videocamera o viceversa. Poi abbiamo allarme, che fa partire questa sorta di sirena che decidiamo noi, quindi che è poi quella sirena che possiamo... Adesso vado a disabilitarlo, con la sorta di sirena che parte anche quando viene rilevato un movimento, ma possiamo farlo partire noi in manuale. Poi abbiamo definizione, vedete Full HD, definizione media o definizione standard, in base appunto anche alla nostra rete e quanto il segnale prende, quindi ovviamente la definizione Full HD è il massimo, però dipende anche dalla fluidità che abbiamo in questa versione, altrimenti potremmo avere un'immagine più fluida mettendo in definizione media. Quindi ragazzi, avete visto che figata pazzesca che è questa videocamera di sorveglianza. Vi faccio vedere la parte del magnete che non vi ho fatto vedere prima. Quindi vedete che ha un magnete davvero importante, cioè questa non si stacca più, anzi per staccarla bisogna applicare un sacco di forza, è davvero davvero magnetissima, o altrimenti classica vite e via. Però la cosa bella è che la parte che fisceriamo al muro rimane quella, possiamo andare a cambiare solo la parte di aggancio alla videocamera. Quindi ragazzi, vi straconsiglio questa videocamera della EZ-Viz BC1C, vi lascio il link di Amazon in descrizione, ci dovrebbe essere anche uno sconto adesso da applicare quando la si va a acquistare, quindi ragazzi mi raccomando dategli un'occhiata, perché se volete una videocamera di sorveglianza di livello superiore a tutte quelle che ci sono attualmente sul mercato, low cost ovviamente, questa è davvero davvero fantastica, ha un qualcosa in più rispetto a tante altre, e queste tre caratteristiche che vi ho detto, oltre a quelle classiche da videocamera di sorveglianza, cioè 210 giorni, o meglio fino a 210 giorni di autonomia della batteria, registra anche al buio a colori e 32 giga di memoria già inclusi dentro di lei, ne fanno veramente una videocamera di sorveglianza davvero super super consigliata. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato questa recensione di questa EZ-Viz BC1C vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, anche lei era arrivata in versione spoiler, si vedeva, magari non si capiva cos'era, era una videocamera di sorveglianza, stampe 3D, voli in FPV, tantissime cose arrivano lì, seguitemi quindi su Instagram, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove porto tanti sconti, anche lei arriva lì probabilmente con gli sconti, quindi se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!